queste terzine. La gloria di colui che tutto muove per l'universo penetra e risplende in una parte più e meno altrove. Nel ciel che più della sua luce prende fui io e vidi cose che ridire né sa né può chi di lassù discende. Siamo introducendo la figura di Piccarda. E nel paradiso le figure si disincarnano. Se carnali erano le figure nell'inferno, qui invece sono figure delineate, profilate nella parte più spirituale e non carnale. Quindi diventa sempre più complesso comunicare questo genere di concetti. Dante mette alla prova la sua capacità di trasmettere per iscritto i concetti teologici che le anime dei beati comunicano. È una poesia filosofica che si traduce in immagini. Il paradiso è la vera sfida tecnica, qui le figure si disincarnano e la capacità di Dante dà concretezza, materialità a concetti teologici ben complessi. Per definizione è impossibile cercare di tradurre in parole queste esperienze inconoscibili della trascendenza e della dimensione oltre la vita che non è nota agli umani mortali e la vicinanza con la divinità. Quindi il tema della impossibilità, dell'oltranza del compito che Dante affronta nel paradiso, che gli ha richiesto molti anni, il paradiso ha richiesto molti anni a Dante nella sua appunto stesura, proprio per questa difficoltà. È oggetto quindi della poesia dantesca. E lui dice: trasumar significar par verba non si poria. Non è possibile scrivere con parole umane quella che è la dimensione divina. Quindi ci parla di un tripudio di luci, di colori, di suoni e figure angeliche. Si svolge l'ultima quindi parte del viaggio di Dante, che anche in questa cantica riesce a raggiungere vette straordinarie. Possiamo affermare che il paradiso costituisca il trionfo della scrittura dantesca, che si avvicina sempre più a piccoli passi alla luce di Dio. Qui le figure hanno appunto una debole fisicità, come fossero riflessi nell'acqua. Nel primo cielo del paradiso vi sono le anime dei difettivi, cioè coloro che non hanno potuto tenere fede ai voti. E siamo nel cielo della luna, dove Piccarda, figlia di Simone Monticelli e sorella di Corso e di Forese, volle diventare suora francescana, ma viene rapita dal fratello che va nel chiostro a rapirla per darla in sposa a Rossellino della Tosa, per mettersi poi d'accordo. E lei non è una santa, una martire. Piccarda nella poesia dantesca è una fragile creatura di bontà e di sventura che Dante aveva anche conosciuto in gioventù. Quindi la ritrova, la reinserisce nel suo paradiso, ma appunto l'aveva conosciuta. Quella fragile creatura è parsa a Dante poter rivelare un segreto. Quale segreto? Un segreto del paradiso, per la sua stessa capacità, il suo stesso essere suora, ma non aver potuto portare a termine i propri voti. E Dante gli va chiedendo se
desiderosa di essere più vicina a Dio, se era invidiosa delle altre posizioni dei beati. Ma lei gli fa capire che in quella dimensione, quella del paradiso, queste categorie non hanno più nessun significato e quindi non ha nessuna invidia e vive beatamente, benché si trovi collocata nel giro più lontano, si può dire, dalla vicinanza a Dio, praticamente. E è contenta di aver fatto la volontà di Dio e si trova in pace. Piccarda, prima di sparire, come cosa pesante nell'acqua cupa, fa cenno a Dante di osservare un'altra anima che sta alle sue spalle e che è Costanza d'Altavilla. Costei, come lei, fu monaca a Palermo, rapita anch'essa e fatta sposare ad Arrigo V, e divenne poi la madre di Federico II, il grande imperatore di Svevia. Quindi non è la sola che ha avuto una esperienza del genere. Dal paradiso, dal terzo canto, nel cielo della luna, tra gli spiriti difettivi, ecco l'incontro tra Dante e Piccardo. Ben creato spirito, che ai rai di vita eterna la dolcezza senti, che non gustata non si intende mai, grazioso mi fia se mi contenti del nome tuo e della vostra sorte, ond'ella pronta con gli occhi ridenti. I fui nel mondo vergine sorella, e se la mente tua ben si riguarda, non mi dicerà d'essere più bella, ma riconoscerai che io sono Piccarda, che posta qui con questi altri beati, beata solo nella sfera più tarda. Ma dimmi, voi che siete qui felici, desiderate voi più alto loco per più vedere, per più farvi amici? Frate, la nostra volontà quieta, virtù di carità, che fa volerne sol quel cavevo ed altro non ci asseta. Dal mondo per seguirla, giovinetta, fuggimi e nel suo abito mi chiusi e promisi la via della sua setta. Uomini poi, a mal più che a ben usi, fuori rapiron della dolce chiostra, e Dio si sa qual poi mia vita fusi. Così parlommi. E poi cominciò Ave Maria cantando, e cantando vagnio come per l'acqua cupa, cosa grave.